Il Movimento 5 Stelle perde i pezzi, o perde un altro pezzo. Questa volta è il deputato Galantino che passa al gruppo misto. Il Movimento 5 Stelle però non ci sta. Lasci la carica di parlamentare invece di traslocare. Galantino, che è vicino alla deputata espulsa dei 5 Stelle, Veronica Giannone, era tra quelli accusati di non restituire i rimborsi parlamentari, come richiesto dal regolamento Grillino. Tuttavia non aveva mai fatto mistero di non condividere la scelta di devolvere i versamenti a un conto corrente privato intestato a Luigi Di Maio e ai due capogruppo, Francesca Duva e Stefano Patuanelli. Dal Movimento 5 Stelle tuonano: con questa decisione si assume una responsabilità grave di fronte ai cittadini che lo hanno votato. Il deputato Galantino, nel corso della legislatura, ha preso numerose prese di posizione in aperto contrasto con la politica del gruppo parlamentare. Per i 5 Stelle l'azione politica di un portavoce deve essere orientata dal rispetto per i cittadini e dalla coerenza con il programma e con il contratto di governo. Fare diversamente significa anteporre i propri interessi personali al ruolo di portavoce dentro le istituzioni. Galantino ha la possibilità di dimostrare che non ha intenzione di tradire la fiducia degli elettori, lasci la carica di parlamentare invece da traslocare al gruppo misto. Ma che cosa sta succedendo? Perché il Movimento 5 Stelle perde i pezzi? Beh, da una parte dovevano immaginarlo, se nel regolamento interno hanno messo che possono fare massimo 2 legislature. Ovviamente, prima di tutto, molti hanno pensato: siamo arrivati al caffè o alla frutta, uno dei due. Il governo ha le ore contate, forse qualche settimana, forse qualche mese, tanto poi non posso più essere rieletto nel Movimento 5 Stelle, è meglio che mi do alla fuga, e quando ci si dà la fuga tutti possono andare non solo nel gruppo misto, il gruppo dei parlamentari scappati di casa. Quindi vanno nel gruppo misto come se fosse una vetrina, dove dire: io sono qua, potrei andare a questo partito, potrei andare a quell'altro, vediamo se qualcuno mi nota, se qualcuno mi chiama. Cioè, prima di propormi io di andare, non lo so, alla Lega, a Forza Italia o chissà dove, vediamo se in questo gruppo misto, prima della caduta, mi chiama qualcuno. Quindi è il si salvi chi può. Sul fatto dei rimborsi c'è da aprire un'altra parentesi. Non è il fatto di restituire rimborsi, non li do perché è il conto privato di Di Maio e dei capogruppo, è il conto comunque del Movimento 5 Stelle, ma non è, quella è una scusa. Molti parlamentari, parlo in generale di tutti i partiti, vengono eletti, riescono ad avere la loro poltrona e dicono: speriamo che sta legislatura duri almeno 5 anni, così poi ho la pensione a vita e sono a posto, posso vivere di rendita natural durante, e chi si è visto si è visto. Ovviamente sperano che sempre ci sia un domani, che ci sia un dopodomani, la settimana prossima, quindi sperano che duri il più possibile e chissà, magari riesco a fare una seconda legislatura, una terza, sommo i 5 anni ed è fatta. Quindi restituire i rimborsi, ma molti hanno detto, mi hanno eletto, sono riuscita in un modo o nell'altro ad avere un posto in Parlamento. Ma che me ne frega di chi mi ha votato? Adesso sono qua, prendo più soldi possibile perché di un domani non c'è certezza. Chi lo sa che fine faccio domani? Prendo più soldi possibile, poi magari mi apro un negozio di scarpe, un negozio di moda al mio paese, cioè cerco di sfruttare al massimo, altro che restituire i soldi. Tengo tutto quello che ho, tanto alla fine non posso più essere riconfermato nel Movimento 5 Stelle perché c'è il limite di 2 legislature, prendo tutti i soldi e poi chi vivrà vedrà. Quindi la cosa di mettere la clausola delle 2 legislature è stata un po' così. Forse non ci hanno pensato su troppo. Però i vertici hanno detto: però potremmo cambiare la regola e diciamo che questa legislatura non vale.
Che vuol dire non vale? Sai come i bambini? No, questo non vale, non ci gioco più. Che vuol dire questa legislatura non vale? Hai messo una regola e dice no, questa non vale, così me ne faccio un'altra. No, molti sono anche scappati dicendo, hanno fondato altri partiti molto simili, sia con il logo, sia con il nome al Movimento 5 Stelle. Mi sembra un movimento verde con una V. Quindi, molti scappano, molti vanno nel gruppo misto, prima della caduta cercano di scappare. Quindi non bisogna stupirsi, probabilmente più scappano, più i numeri diventano risicati. E si corre il rischio di non avere più la maggioranza. Mi sembra che al Senato ci siano solo 3 voti di maggioranza. Mettete che uno ha una malattia, uno non sta bene, uno non arriva perché ha bucato la gomma e si va sotto in decisioni. Il partito va sotto in decisioni importanti. Si diceva anche che questo deputato Galantino ha preso delle posizioni diverse dalla linea del partito, ma magari è stato eletto, ha detto salgo su sto treno, vedo che hanno creato questo nuovo partito, mi ci butto dentro a capofitto, che condivido o non condivido, questa è una mia opinione che vi sto raccontando, eh. Dice, ma io condivido o non condivido, che me ne frega, mi vado dentro nel partito, poi voto. Come dice la mia coscienza, se il partito dice una cosa, io vedo che la legge non mi piace, voto quello che dico io. Tanto che importa? 2 legislature mi mandano a casa, non potrò stare a vita nel movimento, non potrò essere un dirigente del movimento, fare la carriera politica nel movimento, perché dopo 2 legislature per forza mi mandano a casa. Forse questa è l'ultima occasione, è l'unica occasione nella mia vita. Per essere un parlamentare, poi tornerò a casa mia, chissà cosa farò, quindi intanto vado nel gruppo misto, vediamo se ci scappa qualcosa, ci scappa un lavoro. Questa cosa che ho detto alla fine è una mia opinione, non sto parlando di Galantino che ha detto, questo è quello che mi immagino io possa aver pensato lui. O tutti quegli altri che sono finiti nel gruppo misto, o quelli che hanno fondato un altro partito simile al movimento, quelli che cercano di aggrapparsi per rimanere a galla, al salvagente, dice: ma che facciamo adesso? Mi ero abituato a Roma, il Parlamento, mi sentivo politico importante, comunque alla Camera dei Deputati, e adesso che faccio fra poco? Se cade tutto a settembre, io dove vado? Magari ero disoccupato prima, mi ero abituato a prendere un sacco di soldi, altro che restituirli. Vabbè, signori, questa è la mia opinione, condivisibile, non condivisibile, magari mi sbaglio, ma credo di non sbagliarmi. Credo proprio di non sbagliarmi. Ognuno pensa alla sua sedia, al suo posto di lavoro, dice, hai tradito la fiducia degli elettori. E uno dice, può pensare, ma che me importa? Eticamente non è corretto, ma uno alla fine del mese deve mangiare. Dice, c'ho ancora un mese che mi pagano 15.000-20.000, è meglio che li metto da parte perché devo pensare a un futuro. Grazie per avermi ascoltato, al prossimo video, buona giornata.